Giovanni. Giuro di adempiere
agire e funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia all'interesse della Repubblica e della Regione. Lonigro Gaetano. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Failla Marco. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia di interesse della Repubblica e della Regione. Consigliere Gravina Roberto. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. In carbone Francesco. Giuro di adempiere le funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. De Caro Luca. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Al Parone Francesco. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. De Pasquale Settimo. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Pace Franco. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia di interessi della Repubblica e della Regione. Vizzini Sauto. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia di interessi della Repubblica e della Regione. Parisi Fortunato. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Tasca Francesco. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Raguglia Salvatore. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Modica Giovanni. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Luigi. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Lirosi Michelangelo. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Falcone Salvatore. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Pozzo Filippo. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione.
Marino Gelma. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Di Marzino Francesca. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Cristino Paolo. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Marino Mario. Le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Scozzarella Alfredo. Di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, l'armonia degli interessi della Repubblica e della Regione. Di Stefano Luca. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Tasca Salvatore. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza all'interesse del popolo, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Punto dell'ordine del giorno che prevede l'esame delle condizioni di eleggibilità e la convalida degli eletti. Invito pertanto i consiglieri ad esaminare le condizioni di eleggibilità e se non vi sono opposizioni o richieste di intervento, procediamo alla convalida degli eletti. Faccio pertanto presente che nessuna segnalazione in merito è pervenuta all'ufficio di segreteria. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione. Altresì giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Scuola, ludoteca, asili nido.
disciplina travagli, personale, politiche del lavoro, precariato, rapporti con il Consiglio, eventi. Rosario Monforte, Polizia Municipale e Sicurezza, lavori pubblici, sport, politiche giovanili, autoparco. Vice sindaco il dottor Bruno Rampolla. Io ringrazio il Consiglio Comunale, i presenti, signore e signori che sono qui stasera, perché è un momento veramente importante per la nostra comunità, è un cambio della guardia certamente. Intanto ringrazio questo Consiglio Comunale, tutte le sue essenze, in particolare ringrazio due ex presidenti del Consiglio, dottor Fortunato Parisi e Franco Pace, vorrei veramente ringraziarli perché hanno fatto un lavoro. Hanno dato lustro alla nostra città con la loro carica, hanno saputo interpretare il migliore dei modi, questo credo che sia indiscutibile. Mi fa piacere vedere che c'è un volto pubblico e ringrazio tutti voi perché partecipazione vuol dire che c'è un affetto nei confronti dei nostri cari consiglieri, credo anche della giunta, del nostro modo di presentarci questa sera. Siamo tutti responsabili chiaramente della politica che faremo in questi anni che ci aspettano. È un momento di crisi ed è vero quello che è stato detto in fase di presentazione dalla Presidente del Consiglio che ha aperto i lavori, la crisi ci attanaglia ed è il dovere di tutti renderci conto che la collaborazione in una fase di questo genere è fondamentale. Il Consiglio Comunale ha un ruolo fondamentale, oggi si è insediato ed è un momento davvero importante perché avrà un compito di indirizzo dell'amministrazione, un compito di controllo dell'amministrazione ed è fondamentale che sia così. Ci sono 30 consiglieri tutti disponibili a spendersi per questa città e già il fatto stesso che si siano messi in candidatura e che oggi siano qua credo che debba essere considerato come un onore per la città, perché c'è qualcuno che si vuole spendere, c'è qualcuno che si vuole mettere in gioco giorno per giorno e ci mette realmente la propria faccia per migliorare questa città, per fare qualcosa di positivo per questa città. Non è facile mettersi in gioco ogni giorno, perché qui siamo comunque in un'aula pubblica, lo faremo noi come amministrazione, lo faranno i nostri onorevoli consiglieri di questo Consiglio Comunale. Questo è un Consiglio Comunale che ha sempre portato alto il nome di Castelbuono. C'è sempre stata molta formalità in questo Consiglio nel portare avanti i provvedimenti, nel portarli avanti in un certo modo e credo che debba essere un onore per noi cittadini, adesso siamo qua riuniti, ma tutti quelli che stanno anche fuori a casa, sapere che ci sono delle persone che si spenderanno per questa città in maniera seria. E sarete voi i giudici dei nostri comportamenti. Noi abbiamo fatto un giuramento stasera al Consiglio Comunale, l'ho fatto io davanti al Consiglio Comunale e sono onorato. Aggiungerei che la fede che dobbiamo riporre in questo giuramento è anche nei confronti dei cittadini, anzi soprattutto nei confronti dei cittadini perché subiranno le conseguenze del nostro modo di operare. Per cui sono loro che ci guarderanno in faccia e potranno dirci avete lavorato bene o avete lavorato male. Siete stati bravi oppure non siete stati bravi e questo dipenderà da noi, dalla nostra capacità, dalla nostra voglia di fare bene, principalmente da noi amministrazione che ci siamo presi questo onere e ne siamo coscienti in un momento così difficile, ma siamo convinti che in questo Consiglio Comunale troveremo l'appoggio per le cose giuste che verranno proposte, troveremo le giuste critiche nel momento in cui ci sarà da criticare. Noi da parte nostra, da parte della mia amministrazione, non avremo barriere, non avremo assolutamente schemi di partito, non avremo limitazioni nel poter dialogare con tutti, ed è giusto che sia così.
ma ci saranno alcuni vincoli legati a colori politici. Anzi, tutti i consiglieri comunali sono invitati a proporre, a portare avanti istanze, perché qui vogliamo semplicemente portare avanti queste intelligenze che ci sono in consiglio comunale. E tutto ciò che di positivo c'è verrà discusso, portato avanti e verrà intestato a chi lo ha proposto, perché è giusto che sia così. C'è solo la voglia di fare bene. In un momento così critico per l'Italia, per la Sicilia in particolare, e Caltagirone non è un'isola felice, anzi è una cittadina molto graziosa, ma che subisce forse più delle altre la crisi che attanaglia il paese, dobbiamo fare fronte comune, senza nulla togliere alle critiche che chiaramente saranno ben accette, ma dobbiamo fare fronte comune per far sì che ci possa essere un'azione mirata al miglioramento delle condizioni di vita di questa città, sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista umano principalmente, il sostegno alle famiglie, il sostegno ai più bisognosi, il sostegno a chi realmente vive in questa città e anche da un punto di vista economico si espende e ha creato delle attività economiche che oggi sono in crisi. Per cui il nostro lavoro, amministrazione, ma anche consiglio comunale, è un lavoro fondamentale, un lavoro importantissimo, che dobbiamo portare avanti con un obiettivo che è un obiettivo comune, l'obiettivo di migliorare questa città, l'obiettivo di portare avanti delle istanze che possano soltanto far crescere questa città, da un punto di vista anche culturale, economico. Sappiamo quanto bisogno c'è di lavoro in questa città e lo sappiamo tutti. L'obiettivo qual è? Quello di realizzare programmi condivisi, quello di realizzare, di raggiungere obiettivi condivisi chiaramente, nel migliore dei modi, senza sprecare un euro da parte di questo comune o senza sprecare un euro nei confronti dei nostri concittadini che ci hanno dato la fiducia. Che hanno dato la fiducia a voi qui in consiglio. Io sono sicuro che ognuno di voi saprà fare il suo lavoro, sono sicuro che ognuno di voi ha già iniziato a ragionare, a pensare come spendersi per questa nostra città, perché capisco, perché l'ho capito già appena mi sono insediato, capisco quali sono le responsabilità che abbiamo sulle spalle. Ognuno ha le sue responsabilità, ma ognuno per la sua parte, chiaramente. Le responsabilità che abbiamo sulle spalle sono quelle di tutelare una città, un territorio, tutelare i nostri concittadini che vivono in questo territorio. E Dio sa se oggi non c'è bisogno di trovare, che i nostri cittadini e concittadini trovino amministratori che sappiano tutelare. E allora un auspicio che faccio a tutti, lo faccio prima a noi giunta, a noi amministrazione, è quello di togliere ogni vincolo, togliere ogni steccato, e trovare a cercare le soluzioni migliori, con il vostro aiuto, con l'aiuto di questo consiglio comunale, provare, tentare, metterci tutte le forze per raggiungere il massimo livello per questa città. So che ce lo possiamo fare, so che il momento è difficile, ma è uno sforzo che sono sicuro che voi condividerete insieme a noi. Voi siete persone che si sono spese, si sono messe in campo e se lo hanno fatto, lo hanno fatto con la volontà di migliorare le condizioni di questa città. Allora, il mio è un augurio, un saluto, ma un augurio, perché si possa lavorare in maniera concorde, in maniera critica anche dove serve, ma che si possano sforzare tutti gli aspetti aspri della politica per cercare invece di trovare soluzioni condivise. Per cui auguro a tutti voi un buon lavoro, vi ringrazio per la vostra, per essere scesi in politica, perché non è facile, non sarà facile, soprattutto in questi anni. Per cui un augurio di buon lavoro a tutti, un augurio di partecipazione nei confronti della nostra città, e per loro che dobbiamo farlo, per i nostri concittadini. Grazie a tutti.